Salve ragazzi e bentornati in un nuovissimo tutorial di Righi03. Oggi siamo tornati sulla serie che vi piace tanto, Come creare un server 5M, episodio numero 6. Oggi, come promesso, dopo aver superato oltre i 100 like, mi avete scritto da tutte le parti che oggi ho superato i 100 like, ma ragazzi io guardo ogni giorno dopo giorno le statistiche del canale, quindi non vi preoccupate, sarebbe uscito comunque a breve. Però comunque siamo di nuovo nella serie che vi piace tanto. Quindi per un prossimo episodio, ragazzi, raggiungiamo di nuovo 100 like. E oggi, come promesso, vi porto il Polish Job più i suoi requirements, cioè le cose che servono per farlo girare, ovviamente. Perché il Polish Job non va da solo, come anche quando è stato less extended. Vi ricordo, ragazzi, che ho un server Discord dove potete chiedere assistenza per i vostri server e io vi risponderò nel caso siano cose che ho spiegato e non vi risponderò se sono cose che non ho spiegato. Per quelle ci sono gli assistenti o gli altri utenti che ovviamente si offrono di darvi una mano gratuitamente, perché sto cercando di creare più o meno una community che si aiuti a vicenda. Quindi link in descrizione, naturalmente, del Discord, il mio Discord. In descrizione troverete anche il Discord del mio server FVM, non mio, dove gioco, però è l'altro Discord. Comunque, bando alle ciance, Polish Job, ragazzi, come potete capire da quello che è il nome dello script, è il punto, lo script per lavoro della polizia. Uno dei più richiesti, tutti che mi richiedono questo caspita di script, e oggi andiamo a vederlo. E naturalmente, oltre che a vedere come modificarlo, vi manderò la mia versione. Naturalmente in descrizione trovate il pacchetto dell'episodio numero 6, dove basta che cliccate e andate nel link di AdFly. Dopo aver aspettato un attimo, vi porterà il link di Drive e da lì potrete scaricare l'episodio che appunto tutti gli script che vedrete in questo episodio che andrò ad usare io. Allora, ragazzi, naturalmente noi siamo sulla pagina ufficiale del Polish Job, link in descrizione ovviamente anche per questa se naturalmente non volete usare i miei file. E come potete vedere c'è scritto che mette Police Armories, Vehicle Garage, Ability for Cops e mette un sacco di cose per i poliziotti. Cosa ci serve per far girare questo Polish Job? Perché naturalmente, ragazzi, ci sono gli script che hanno bisogno di altri script per funzionare. Quindi, di cosa abbiamo bisogno? SX Billing, come possiamo vedere, andiamo nel link. Andando nel link, troviamo questo script che appunto è lo script per fare le fatture. Quindi, ovviamente, scaricate questo oppure lo trovate nel mio pacchetto, ovviamente. Una volta scaricato questo, potete andare al secondo passaggio, Vehicle Shop. Abbiamo lo script del Vehicle Shop che ci serve naturalmente per le macchine della polizia. Il Vehicle Shop abiliterà il concessionario naturalmente in gioco e anche questo script ha bisogno di altri script. Society che abbiamo già inserito, Billing che abbiamo appena che andremo ad inserire oggi, Add-on Account che abbiamo già. Add on inventory che andremo ad inserire anche oggi e Cron che l'abbiamo già. Ovviamente vi ricordo di recuperare gli ultimi episodi se ancora non l'avete visti. Una volta scaricato il Vehicle Shop andiamo avanti. Add on inventory. L'add on inventory non ce l'abbiamo, quindi dobbiamo scaricare anche questo. Naturalmente vi ricordo che per ogni script che io adesso vi sto facendo vedere, che vi sto andando a far scaricare, c'è la mia edizione, quella lì con il link in descrizione dell'episodio 6, e da lì potete avere già lo script bello che è settato. E niente, scarichiamo anche questo script e abbiamo fatto. Add-on inventory fatto. Data store ci serve, non l'abbiamo ancora configurato, quindi data store. Qua naturalmente vi leggo come installarlo. Ragazzi, se avete problemi potete leggere di qua, anche se in inglese i più esperti potranno anche tradurre o comunque usarlo da solo. L'installazione di questo comunque ve lo farò vedere anche personalmente. E vi ricordo che per scaricare uno script c'è bisogno di fare qui sul tasto verde, fare download zip, facilissimo. Non avete bisogno di questo se avete già i miei script dell'episodio 6. Ok, andiamo a vedere il prossimo script, Society, che abbiamo già configurato in uno scorso episodio, andatelo a recuperare. Poi abbiamo l'SX Identity che nell'ultimo episodio, l'episodio 5, mi sono dimenticato, ma anche no, di
di introdurvelo, sarebbe quello lì per creare carta d'identità, eccetera. Non l'ho messo perché naturalmente che cosa non potevo far andare perché l'SX Identity ha bisogno del Power Job, quindi vi avrei dovuto spiegare il Power Job anche in quell'episodio. Quindi ho preferito fare un episodio a parte per tutto. Quindi naturalmente andiamo a scaricare anche l'identity. Dopo aver scaricato SX Identity abbiamo l'SX License, che sarebbe quello lì per le licenze, ad esempio patente, eccetera, abilita le licenze nel nostro gioco, nel nostro server. Andiamolo a vedere. Naturalissimo, non serve niente. Qua ci sono tutte le procedure di installazione. Cronor Download, oppure usate la mia edizione che trovate in descrizione. E poi abbiamo il nostro SX Service, un service support normalissimo, non niente di che, da solo una mano al Polish a funzionare. Scaricatelo oppure usate la mia edizione in descrizione. Bene ragazzi, come potete vedere, naturalmente vi ripeto che per ogni script c'è una propria pagina che ha Redmi, che appunto vi spiega come installarlo. Naturalmente io ve l'andrò a spiegare, ma se avete dei dubbi potete leggerlo anche da qui, se avete problemi. Bene, l'ultima cosa da fare, naturalmente, che non vi ho detto, però è retorica, scaricare il Polish Job da qui, Cronor Download, e do lo zip. Bene, andiamo a vedere come installare questi script. Ok ragazzi, prenderò in esame il pacchetto Episodio 6, che naturalmente vi ripeto, che lascerò in descrizione, ve lo ripeto 10 volte. E andrò a prendere appunto in esame il nostro pacchetto. Naturalmente, se avete scaricato gli script singolarmente, saranno identici o comunque simili. Usando il pacchetto troverete questi script, che appunto sono quelli lì che ci serviranno, e gli altri li abbiamo già installati nel server. Vi farò andare a vedere come installarli, e vi andrò a far vedere la cartella SX, perché dentro il pacchetto Episodio 6 troverete anche la cartella SX con tutti questi script dentro. Allora, andiamo a vedere una alla volta l'addon inventory. Script molto semplice, non c'è scritto niente di che. L'unica cosa è l'SX addon inventory SQL, che vi ripeto, se non mi sbaglio, nell'episodio 3 o 4, non mi ricordo, vi ho dato anche il mio grossissimo SQL con tutti i dati già forniti. Però ripeto, se voi state scaricando gli script dai siti ufficiali, che comunque vi lascio in descrizione, avete bisogno di caricare questi SQL come normali SQL. Andate su XAMPP e caricate il vostro SQL. Ve l'ho già fatto vedere in un altro video, comunque andatelo a recuperare. Bene, non c'è niente da modificare in questo script, possiamo tornare e abbiamo l'SX Billing. Script abbastanza normale, anche lui ha le sue SQL, quindi se state usando l'edizione mia non c'è bisogno che la caricate. Se è stato, perché abbiamo già caricato tutto quello che ci serve in un episodio. Se avete scaricato lo script, per voi, cioè da voi, dovete appunto caricarlo. Poi abbiamo il config. Non c'è scritto niente di abbastanza particolare, solamente il config locale, probabilmente voi lo troverete in francese, correggete di len, e andate a tradurlo dall'inglese, che è molto più facile. Qui troviamo len originale. Come potete vedere già in inglese ho rinominato da me, e poi andiamo a trovare len, che praticamente sarebbe italiano. Lo potete vedere già, il mio è già tradotto, per voi ve lo lascio in descrizione. E niente di che, il nostro script è bello che è tradotto, possiamo andare avanti. Questo script è andato. Data store, anche questo è abbastanza semplice, non c'è scritto niente, l'unica cosa è caricare l'SQL, come vi ho già detto prima, se state usando l'edizione scaricata da internet. SX Identity, questo è modificato da me, è un pochino più carino, diciamo. Naturalmente avete gli SQL che trovate qui dentro, che non dovete caricare che se state usando i miei file. E niente, non c'è neanche la traduzione, c'è l'HTML. Questo appunto, come potete vedere qui dentro, ci sono le cose modificate, la GUI del nostro SX Identity, perché voi andrete, vi faccio vedere, andrete a inserire la data di nascita e cose varie, e sarà diverso dall'edizione originale, più carino. Ok, adesso andiamo a vedere l'SX License, molto semplice anche questo script, anche lui è un SQL che andrete a caricare se state usando l'edizione scaricata da internet, e basta, non c'è niente da modificare.
fine qui. Polish job, naturalmente polish job è lo script che ci serve, che molto probabilmente andremo a configurare molto di più. Ha il suo SQL, caricatelo se, dove, se avete l'edizione scaricata da internet. Se no, non lo fate, è inutile. Vi ripeto, è inutile se avete già caricato il mio grosso SQL nell'episodio 2, no, nell'episodio 3 o 4, non mi ricordo. Andatelo a recuperare. Config.lua. Qua c'è un config abbastanza grande che adesso vi andrò a spiegare tutto piano piano. Allora, iniziamo da queste cose che possiamo anche evitare. Enable Player Management l'ho messo su Force perché, vi spiego subito, Enable Player Management vi dà la possibilità di modificare, come posso dire, in gioco i gradi o comunque i gradi dei vostri compagni in polizia o cose del genere. Se vi piace una cosa del genere potete anche tenerlo true, tanto è scelta vostra, io ve lo sto facendo modificare, però io siccome non voglio che i player modifichino i gradi delle fazioni, allora ho lasciato su Force. Enable Armory Management l'ho ottenuto su True, come potete vedere, perché naturalmente l'armeria serve anche che i player la vedano e la modifichino, mettendoci armi, togliendole, eccetera eccetera. SX Identity ovviamente lo abilitiamo perché stiamo usando SX Identity. Enable non free mode pads, se volete custom pads mettete true, se no non li mettete, io vi consiglio di lasciarlo false. Naturalmente se avete qualcosa di specifico da fare mettete true. Enable society owned vehicles io ho messo falso perché significa che praticamente avete un garage, come se aveste un garage dove della polizia, come se dovresti tu comprare la macchina in questione, cioè tu compri la macchina, ogni player della polizia ha una sua macchina della polizia. No, va bene così perché alla fine noi andremo a spawnare le macchine e le andremo a mettere a posto senza comprarle o cose varie, come in tutti i server, ragazzi, facilmente. Enable licenses true, naturalmente l'ho messo true perché usiamo SX license e niente, andiamo avanti. Enable handcuff timer sarebbe le manette, sarebbe il tempo di quanto un player rimane ammanettato. Se lo mettete true, in pratica in questo tempo che c'è sotto, che a quanto pare qua è 10 minuti, entro 10 minuti le manette si allentano e quindi il player si autolibera. Però se voi volete mettere false, potete anche mettere false, così che le manette reggano per sempre, anche quando ha manettato un player lo manettate per sempre. Config max in service meno 1 sarebbe, se mettete meno 1 significa che possono esserci infiniti poliziotti in servizio. Se mettete un limite tipo 8, solo 8 poliziotti in servizio, se c'è il nono non può entrare in servizio. Config locale N, naturalmente, perché il config locale N Lua l'ho tradotto in italiano. LSPD, qua ci sono dei blip che precisamente non mi ricordo neanche quale sia, ma credo sia questo blip qui sia quello lì che ti mappa, ti indica la base, ok? La base della polizia. Qui, Authorized Weapon, potete vedere tutte le armi che hanno i poliziotti. Qui le coordinate degli armadietti, dove appunto vi andrete a cambiare da poliziotti. Qui le coordinate degli armadietti dove andrete a prendere le armi. Qui le coordinate del vehicle spawner, di dove spawna il veicolo. Quindi queste cose le potete modificare vedendo le coordinate in gioco. E naturalmente qui in queste coordinate precise troveremo lo spawner delle auto, qui troveremo lo spawner degli elicotteri, qui troveremo il blip per togliere i veicoli, quindi se ci vai sopra con un veicolo e premi E si despona, e qui boss action che nel caso del mio script, se non l'avete modificato, rimane disabilitato, quindi lo potete lasciare stare. Sarebbe in pratica se tipo tu sei il questore della polizia, puoi andare e degradare i tuoi poliziotti, come vi ho spiegato prima, quello che appunto ho disabilitato.
configurate Sveicol. Come potete vedere, praticamente tutti i veicoli della polizia. Naturalmente, come potete, io avevo un server, perché questi sono file del mio server. Avevo queste macchine, appunto, perché queste sono ID delle macchine. Avevo le macchine inglesi, cioè inglesi, americane. Naturalmente, per ora le lascerò così. In gioco non ci saranno perché non vi ho fatto ancora vedere come caricare le macchine. Ma quando andremo a fare, naturalmente nel prossimo episodio, il caricamento delle macchine, modificheremo questo script in modo che nello spawner delle macchine della polizia ci siano le macchine della polizia italiana e non americana. Quindi per ora magari questo lo lasciate così e nel prossimo episodio vi faccio vedere come modificarlo. Questo quindi lo skippiamo. Qui potete vedere i numeri delle divise, che naturalmente queste qui, queste divise, ecco, questi numeri sono divise americane. Vi andrò a far vedere come mettere quelle italiane anche in un prossimo episodio. Va bene, questo script è configurato a maggior parte, quindi possiamo chiuderlo e andare avanti. Naturalmente, vi ripeto, se andate nel locale, se andate nell'UVA, andate a vedere lo script bello che è tradotto. E niente, fine, il Polish job è concluso. Buono, penultimo script, SX Service, niente, non c'è niente dentro questo coso, però serve. E il Vehicle Shop, anche script importante, ha il suo SQL, andatelo a caricare se avete bisogno. Config Lua, ci sono tante cose da configurare, adesso le spiego. Enable Player Management, qui vi fa vedere, cioè praticamente vi attiva, come posso vedere, come posso dire, il concessionario. Quindi se voi mettete questo su True, il concessionario è gestito da persone vere, quindi vi potete settare concessionario e vendere le macchine, far vendere le macchine ai player e senza che sia una roba manuale. Invece, se lo mettete false, il concessionario non verrà gestito da nessuno e se voi andate al concessionario, andate dentro, vedete le macchine, le comprate da voi senza un RP. Quindi, però io lo lascio true perché naturalmente ci piace così. Enable owned vehicles, true, naturalmente per le macchine, perché naturalmente se voi acquistate una macchina ve la in testa a voi. Enable Society Owned Vehicles False, lo lasciamo così. Resell percentage potete mettere 50%, ma non funzionerà se voi avete messo lo script qui in true, perché naturalmente qui resell percentage sarà in pratica quando voi andate a rivendere la macchina al concessionario. Nel caso lui avete settato qui false e avete messo il concessionario non gestito da persone, e quando comprate una macchina per venderla ve la venderà al 50%. E qui quindi potete configurare quanto vi vende la macchina. Potete mettere pure anche 100%, quindi se la comprate a 110.000 euro ve la vende a 110.000 euro. Invece in questo caso, se la comprate a 110.000 euro, la vendete a 50.000 euro. Config locale N ovviamente, config label license enable, false perché naturalmente questa cosa è per, come posso dire, quando una persona compra la macchina, naturalmente sempre per quanto riguarda il concessionario non gestito da persone. Se mettete true in pratica, quando dovete comprare la macchina vi chiede: ma non hai la patente, vuoi fare la patente? Sì, ti paghi e basta. Invece noi in un prossimo video andremo a vedere lo script della scuola guida. Andiamo avanti. Plate letters, plate number, qua praticamente sono quanto lunga deve essere la targa, io vi consiglio di lasciare così. Config zones, qui ci sono i blip che andrete ad usare quando siete concessionari. Possiamo chiudere e per questo script locales and lua, e qua c'è tutto tradotto. Naturalmente però dovrete andare a tradurre se avete l'edizione presa da internet, e possiamo chiudere. Vi ho spiegato tutti gli script di oggi, adesso andiamo ad inserire nel nostro server. Ok ragazzi, pratica, quella cosa che dovete fare semplicemente, se avete preso gli script da internet, e prenderli e metterli nella cartella SX. Se avete appunto preso il mio file,
vi basta prendere la cartella SX che trovate dentro, buttarla nella cartella resources e avete praticamente fatto. Ve li passerete dentro e avrete tutto bello che configurato. Finito ragazzi, gli script sono inseriti correttamente nel server e adesso andiamo a implementarli nel server CFG. Ok ragazzi, brevemente aprite il vostro server CFG e queste evidenziate in blu sono le cose che ho modificato in questo episodio. Che cosa ho aggiunto? Naturalmente vi lascerò dentro il pacchetto dell'episodio 6 anche questo server CFG modificato. E come potete vedere abbiamo aggiunto start SSH billing, add on inventory, data storage, identity, license e service e abbiamo creato una scheda a parte con i lavori e abbiamo inserito poi le job vehicle shop. Ragazzi, vi ricordo che questo ordine dovete tenerlo anche voi perché molto probabilmente se non rispettate questo ordine gli script potrebbero non funzionare correttamente, quindi se lo state facendo a mano cercate di rispettare questo ordine che sto tenendo io. Vado a togliere le evidenziature e basta, queste qui potete salvare e potete chiudere. Una volta appunto configurato il server CFG, non ci resta che andare ad avviare XAMPP, quindi il nostro database e il server FreeVM dallo start.bat. Ci vediamo in gioco. Ok ragazzi, siamo in gioco, come potete vedere abbiamo l'SX Identity che si è messo all'opera, come potete vedere ci fa creare nome, cognome, data di nascita del nostro personaggio, adesso noi andiamo a compilarlo, ci chiamiamo Adam, tipo Adam, boh, non lo so, Asd, a caso, poi vabbè, mettiamo va bene qualsiasi data, 0808. 1998, sesso M, altezza 1,89 m e ci registriamo. Praticamente eccoci, chi richiederà la skin ovviamente e noi la andiamo a confermare. Niente di strano, andiamo a vedere. Nella nostra mappa ci sono delle cose aggiuntive che sono state aggiunte in questo episodio. Concessionario auto. Potete andare a vedere, c'è il nuovo concessionario e c'è anche la stazione di polizia. Adesso andiamo a raggiungerla. Andiamo a raggiungerla, ci prendiamo una macchina. Ok, ragazzi, mi sono settato polizia. Come potete vedere, in alto a destra appare polizia sergente perché il mio è già bello che è tradotto. Ci sono già un paio di macchine del gioco. E andiamo a controllare qui. C'è il blip per far uscire fuori un veicolo. Naturalmente, vi ripeto, qua ci sono i veicoli della polizia che c'erano nel mio vecchio server, ma se andiamo a sceglierli non ci sono, ovviamente, perché non ci sono i modelli in gioco, perché andremo a mettere quelli della polizia italiana. Oltre a ciò, naturalmente dentro troveremo le divise, eccetera. Adesso ve le andrò a far vedere. Se entriamo possiamo trovare l'abiti da lavoro, che appunto è la divisa della polizia americana. Naturalmente andremo a cambiare nei prossimi episodi da questi a polizia italiana. E io naturalmente vi ricordo che se volete un prossimo episodio lasciate 100 like, quindi spolliciate ragazzi. E naturalmente vi ricordo che io streamo alle 21 su Twitch ogni sera, quindi vi aspetto anche su Twitch. E in questi prossimi giorni troverete anche altri video oltre i tutorial e naturalmente vi invito a iscrivervi e a condividere i nostri fantastici video se volete altri anche video dei tutorial. E come al solito vi saluto, noi ci rivediamo nel prossimo tutorial e in un prossimo video. Ciao ragazzi!